Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Gianni Amana ha debuttato con Viola come il mare e scatena commenti sulla sua recitazione in italiano. C'è qualcos'altro che bolle in pentola? Gianni Amana ha debuttato ieri sera con Viola come il mare, la fiction attesissima di Canale 5 prodotta da Lux Vide e ambientata totalmente in Italia. Per tutta l'estate c'era stata una grande sponsorizzazione di questa fiction che finalmente ha acceso i riflettori su di sé. Il prime time del venerdì sera sarà occupato da Gianni Amana e Francesca Chillemi, la nuova coppia di attori che fa sognare il pubblico. A giudicare dai dati di ascolti, Viola come il mare è un esperimento riuscito, che anche se non vince, contro tale e quale Soio, convinse il pubblico. Subito dai primi minuti i due attori hanno conquistato gli spettatori con la loro bellezza e con la trama avvincente. Si tratta di una fiction soft drammatica, con qualche immagine di sangue senza alcuna esagerazione e un delitto da risolvere ad ogni puntata per l'ispettore Demir. Gianni Amana si mostra così in un ruolo completamente nuovo e in due ore manda il pubblico in tilt. Ken ha da poco salutato l'Italia per recarsi all'estero a girare sul set di El Turco, produzione per Disney Plus, che sarà trasmessa in Italia nel 2023. Intanto, il pubblico italiano orfano di Amana si gode la sua performance su Canale 5 e qualcuno già sogna in grande. La recitazione in italiano senza doppiaggio è stata magistrale. La sua recitazione in italiano è stata spontanea e non ha mai sofferto alcunché, tanto che in molti cominciano a pensare che questo possa essere per Amana un trampolino di lancio direttamente verso la conduzione TV. Forse qualcosa bolle già in pentola e forse l'attore gradirebbe espandere la sua carriera anche sul piccolo schermo. Staremo a vedere cosa accadrà e chi tra Rai e Mediaset gli farà la proposta più allettante. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.